C'è tempo per tutti. No, prego. Ma io la cosa che condivido prima di tutto è stata la tua premessa, perché io mi ricordo che un anno e mezzo fa, anche di più, anche eravamo due, qua a discutere tre, anche proprio quattro, dei tabaccai, dei farmacisti, sì, che vengono usati come bancomat, sì, della gente che va a fare le rapine. La cosa triste è che però quando uno comunque ha i soldi o riesce a difendersi lui o comunque se fa una denuncia lo Stato manda qualcuno a controllarlo, poi c'è tutta quella gente come quella che abbiamo sentito in collegamento che ha paura, è inutile che diciamo però non vi armate perché non sanno come fare, nessuno li difende, bisogna chi entra la gente la in casa non ti ammazza ma ti mena, ti violenta, ecco, può ammazzare o picchiare i tuoi figli, che cosa fai? Finché lo Stato completamente assente, la gente andrà a armarsi, poi tutti condividiamo che non è giusto armarsi, ma nessuno ha voglia di armarsi, nessuno ha voglia di pensare che dentro uno in casa e magari lo ammazza e sente tutta la vita i sensi di colpa, perché parliamo di persone per bene, quando parliamo di che magari si arma. Però se noi continuiamo a non far niente, lo Stato continua a essere assente. La gente, io ho visto, anche a Bologna c'è gente che ha delle attività commerciali e deve chiamare un servizio telefonico che mentre va a casa, visto che c'ha l'incasso, sta al telefono che se succede qualcosa, questi poi chiamano la polizia, che la polizia deve andare, sì, lì. Sì. Abbiamo persone che vengono rapinate 2, 3, 4 volte all'anno nelle loro attività commerciali. E poi qual è il problema? Non è tanto pene più severe, ci sarebbero. È che poi abbiamo gli indulti, gli indultini, gli ultimi 18 mesi di carcere lo puoi fare fuori. C'è anche tutto questo mondo attorno, esatto, a condanne che diventano niente, allora, con agenti che, sì, portano dentro. Benissimo. Le persone il giorno dopo sono di là a rubare, chiarissimo, quali c'è stato agenti. Onorevole Germini, e poi voglio sentire il...